Pop art è un termine che deriva dall'inglese out of place artifacts, manufatti fuori dal posto. Sono reperti archeologici e paleontologici che si trovano un po' dappertutto e che secondo le attuali conoscenze non dovrebbero esistere, poiché inseriti in un contesto storico in cui l'uomo non poteva disporne. Di seguito vedremo alcuni tra i più rappresentativi reperti definiti a tutt'oggi Op Art. Circa un secolo fa, una società segreta scoprì un'incredibile grotta nascosta sotto la superficie terrestre. All'interno della grotta c'erano diversi giganti dell'antichità, apparentemente vivi, ma in uno stato di animazione sospesa. Siamo davvero sicuri di conoscere tutta la verità della nostra storia? Ci sono indubbiamente molti misteri che meritano ancora di essere approfonditi ed investigati, e questo è uno di essi. L'informatore Corey Good afferma di aver lavorato per decenni in operazioni governative e programmi spaziali segreti. Durante questo periodo è stato testimone di una grande quantità di eventi estremamente strani e ha visitato luoghi che non avrebbe mai immaginato esistessero e forse inaccessibili alla gente comune. Secondo la sua testimonianza, ci sarebbero giganti addormentati posti in camere di stasi, nascoste in tutto il mondo. Afferma che durante i suoi periodi di attività, tra il 1987 e il 2007, avrebbe esaminato molte informazioni relative ai pad di vetro intelligenti. I pad sono un archivio di informazioni simile a Wikipedia, a cui il personale del Solar Warden e altri programmi spaziali segreti potevano accedere per esaminare i vari aspetti dell'antica storia della Terra, vita extraterrestre e tecnologie avanzate. Good ha dichiarato di aver visto documentazioni e relazioni inerenti ai giganti che un tempo vivevano sulla Terra. Uno dei luoghi più sorprendenti in cui Good ha potuto vedere con i propri occhi è stata una camera sotterranea dove gli antichi Anunnaki venivano tenuti in uno stato di animazione sospesa. Secondo Good, la camera è stata costruita da un'antica razza di costruttori e i giganti in letargo potrebbero essere gli ultimi della loro specie. Molti di questi giganti furono tenuti in vasche di cristallo, in uno stato simile alla morte. Al momento della sua scomparsa, questa civiltà possedeva l'abilità tecnologica che avrebbe dovuto alterare lo scorrere del tempo. Potrebbero passare altri 30.000 anni, ma per l'occupante della capsula di cristallo è come se passassero pochi minuti. Tuttavia, l'informatore Corey Good non ha ancora fornito prove fisiche a sostegno di tutte queste affermazioni, il che rende la storia priva di ogni credibilità. Secondo Good, i pad delle capsule di vetro avrebbero rivelato che Abraham Lincoln vide uno dei giganti della camera di stasi in uno degli antichi tumuli trovati negli Stati Uniti. E ciò è supportato dallo stesso Lincoln. Nel 1848, mentre visitava le cascate del Niagara, il presidente tenne un discorso in cui menzionò gli antichi giganti. Gli occhi di quella specie di giganti estinti, le cui ossa riempiono i tumuli d'America, hanno osservato il Niagara come oggi fanno i nostri occhi.
La tecnologia per creare e mantenere le bolle del tempo è qualcosa che gli scienziati sognano di ottenere un giorno. Ma secondo Good, questa tecnologia è presente sulla Terra da migliaia di anni. Per quanto riguarda la domanda sul perché i giganti o altri umani si sarebbero lasciati mettere in stasi secoli o millenni fa per risvegliarsi nella nostra epoca, Good afferma che la risposta potrebbe risiedere nelle energie cosmiche che il nostro sistema solare sta manifestando sempre di più. Una risposta che non offre una chiarezza risolutiva, ma se osserviamo questo filmato di un presunto Anunnaki trovato in stasi, qualche domanda ce la possiamo porre. Il video, girato segretamente in Iran, in una data non ben definita e pubblicato dal canale YouTube Temple of Mystery, mostra una serie di artefatti risalenti a 12.000 anni fa, la cui scoperta, qualora venisse avvalorata, potrebbe cambiare completamente l'attuale conoscenza della storia, la cultura e la tecnologia dei nostri antenati. Oltre a una serie di manufatti scoperti per caso all'interno di un mausoleo sotterraneo, sono venuti alla luce anche tre misteriosi sarcofagi, tutti rivestiti in oro. Quella che potrebbe diventare la più grande scoperta nella storia del genere umano sembra nascondere i segreti di una gerarchia spirituale immortale. L'apparente sarcofago, contenente una mummia, in effetti è un avanzato contenitore letargico all'interno del quale si trova il corpo di un antico visitatore celeste, immerso in un sonno profondo. C'è chi sostiene che questa tomba e i suoi sarcofagi siano stati trovati in Iran nel 2008 e sarebbero stati successivamente portati in un centro segreto in Israele per effettuare studi approfonditi chiamato Global Elite. Anche in questo caso non abbiamo certezze sull'autenticità del filmato e sulla storia narrata, ma è certo che nel corso degli anni sempre più elementi di dibattito scaturiscono da scoperte archeologiche bizzarre che mettono in discussione ogni nostra convinzione. Sigiriya, nello Sri Lanka, è popolarmente conosciuto come Lion Rock. Questo curioso monolite è alto circa 370 metri. La roccia del leone fu trovata nel 1831 da una delle principali autorità dell'esercito britannico. Quello che in realtà trovò lì era un colossale monolite naturale con una vasta scala costruita su di esso. In cima alla struttura c'era anche un incredibile palazzo antico. È un'area estremamente isolata e si eleva verticalmente. Andrew Collins afferma che Sigiriya fu probabilmente un maestoso tempio buddista del primo millennio avanti Cristo. Intorno al 500 d.C., il tempio fu trasformato per il re in un forte ed un palazzo. Ci sono grandi giardini ed edifici e megaliti sulla cima della roccia. Sono presenti anche diverse grotte
e all'interno di queste grotte spiccano alcuni murales. Questi murales ritraggono figure di donne che alcuni studiosi ritengono che rappresentino ragazze alla corte del re, mentre altri teorizzano che siano personaggi religiosi. Giorgio Tsoukalos, autore di Aliens from the Past, dice: «Abbiamo visto affascinanti dipinti di creature celesti apparire tra le nuvole. Vengono rappresentati a mezz'aria tra cielo e terra e sulla base di questa rappresentazione si è spinti a pensare cosa volevano mostrarci i nostri antenati. In base ai resoconti e alle leggende locali, Sigiriya fu elevata con l'aiuto degli dei che provenivano dal cielo. Era un modo affascinante e bellissimo di rappresentare qualcosa che avevano visto e non sapevano interpretare. È possibile sia stata l'interpretazione della visita da parte di viaggiatori spaziali con tecnologia avanzata? È davvero possibile che i dipinti mostrino esseri provenienti dallo spazio, come ritengono i teorici degli antichi astronauti? Se fosse così, potrebbe esserci una ragione a noi sconosciuta che gli antichi lavoratori abbiano deciso di costruire un'enorme città in cima a questo vasto monolite. Una ragione così lontana dalla nostra concezione che potrebbe non avere mai una risposta. Philip Coppens, autore di The Ancient Alien Question, afferma: «Da sempre osserviamo come queste enormi e misteriose rocce sono adorate dai nostri antenati. In un certo senso, per loro, sono portali tra il nostro mondo e il mondo degli dei. A Sigiriya questa caratteristica è ancora più evidente». Mentre Robert Schock, autore di Forgotten Civilization, dice: «L'idea stessa del monolite può essere significativamente importante per le popolazioni antiche e presenti e anche il significato recondito dell'enorme montagna che raggiunge il cielo. Per questo il luogo è estremamente sacro. Pensiamo al cielo siderale o al misterioso Monte Meru. Un mistero affascinante che in qualche modo si lega con un altro posto enigmatico e fantastico, il Monte Roraima». È possibile che Sigiriya, come il Monte Roraima, siano state costruite per onorare e unirsi agli esseri celesti, gli extraterrestri, come affermano i teorici degli antichi astronauti? Gli scienziati ritengono di aver scoperto i fossili più antichi del mondo, che potrebbero risalire ad almeno 3,75 miliardi di anni fa. Se ciò fosse dimostrato, potrebbe mettere in discussione il nostro concetto di vita sulla Terra e cambiare la storia. Dominique Papiniau, professore associato di geochimica e astrobiologia presso la University College di Londra, ha scoperto i fossili nel nord del Quebec in Canada nel 2008. Nel 2017 il professore e ricercatore della USL hanno pubblicato un articolo su Nature affermando che piccoli filamenti e fibre rilevati in queste rocce potrebbero dimostrare di essere stati prodotti da batteri. Hanno perciò ipotizzato sulla possibilità di forme di vita più vecchie di quanto gli uomini avessero precedentemente teorizzato. Affermano che le rocce hanno forse 3,75 miliardi di anni e c'è una seria possibilità che possano essere molto, ma molto più vecchie. I ricercatori si sono chiesti se possono avere anche 4,2 miliardi di anni. Il professore e il suo team hanno pubblicato una ricerca su Science Advances, nella quale le scoperte, uniche fino ad ora,
hanno rivelato una diversa ecologia microbica sulla Terra primordiale, che può essere tipica di altri corpi planetari, incluso Marte. Papiniao ha anche affermato: nel suo complesso è molto eccitante, perché non solo sviluppiamo un approccio scientifico con più linee di prova indipendenti per rafforzare l'origine biologica, ma respingiamo anche le note reazioni abiotiche. Questi microfossili potrebbero effettivamente esistere su altre antiche superfici planetarie, perché se l'origine della vita impiega così poco tempo per svilupparsi, e a questo livello di complessità, la premessa solleva molte nuove domande filosofiche sulla probabilità che la vita possa avere origini ben diverse da quelle che conosciamo. Tutto ciò crea nuove opportunità per tornare indietro nel tempo e cercare di comprendere l'origine della vita e come si possa essere sviluppata anche su altri pianeti. La struttura di questi fossili, secondo il professore, indicherebbe la probabilità di vita extraterrestre e potrebbe essere utilizzata come elemento catalizzatore per lo studio degli alieni. «Sto chiaramente gestendo scoperte molto preziose», ha detto. «Sono reliquie di un passato molto lontano, quindi, in un certo senso, è molto umiliante perché sono il primo essere umano, il primo animale, la prima forma di vita su questo pianeta ad aver individuato queste strutture e a rendermi conto di cosa effettivamente siano». Prima di queste scoperte, secondo Business Insider, le rocce con fossili più antiche sono state datate a circa 3,5 miliardi di anni fa, originarie dell'Australia occidentale.